Allora, siamo qui oggi per questo torneo Un Calcio per l'Autismo, un attestato di partecipazione grande dalla città che vede coinvolte varie associazioni. Siamo qui con Nadia Race, esponente del Consiglio Comunale. È bello assistere a giornate come queste dove la città si muove per chi soffre. Assolutamente sì, questo è un bel esempio di come si possa fare attività sportiva, ma insieme veicolare un messaggio di impegno sociale per una problematica a cui oggi viene riconosciuta poca dignità, nella misura in cui il governo nazionale non ha ancora un dossier che riesca a catalogare e sistematizzare tutti i casi afferenti all'autismo, per cui rispetto a queste tematiche chiaramente un bel esempio di coesione sociale, ma anche un bel esempio di impegno affinché appunto nell'opinione pubblica possa crescere una coscienza critica e civica propositiva per la comunità. Diciamo che l'attenzione sul centro dell'autismo è sempre alta da parte dell'amministrazione comunale, si sta cercando di reperire ancora fondi per ultimare il completamento di questa struttura, che è una prospettiva nazionale anche per la città, ma soprattutto per le famiglie che hanno bambini, ragazzi affetti da questa patologia. La struttura del Centro per l'Autismo si configura come una delle maggiori strutture a livello dell'Italia meridionale, quindi parliamo comunque di un centro che può rappresentare davvero un punto di riferimento scientifico in materia, ma parliamo chiaramente di una comunità tutta che deve avere la capacità di investire, di credere fortemente anche nell'innovazione sociale, anche e soprattutto in un momento storico in cui il welfare diventa un terreno scivoloso e con il welfare chiaramente vengono giù tutte quante quelli che sono i diritti democratici comunque di rappresentanza in questo caso. Oggi abbiamo visto come la città sia vicina a chi soffre, ma quando si tratta di sofferenza, di problemi, i cittadini ci sono. Quanto c'è dell'amministrazione verso il centro dell'autismo? L'impegno dell'amministrazione comunale sul centro per l'autismo è altissimo e questo è un impegno che storicamente viene da lontano, su cui il Partito Democratico tutto nei suoi rappresentanti si è impegnato da sempre, per cui la nostra attenzione è altissima. Io credo una cosa, che queste siano occasioni attraverso le quali si rilancia l'impegno di tutta quanta la cittadinanza senza barriere tra rappresentanze istituzionali o colori politici. È chiaro che l'autismo non è un problema individuale ma un problema collettivo, e sull'autismo non ci sono bandiere o colori politici, ma c'è l'attenzione massima di una comunità che vuole essere coesa.